Il tempo di attesa è finito. Immagino che i vostri corpi si comincino ad agitare per il ritmo del Latino America. Immaginarsi un pomeriggio senza il ritmo latino. Che pomeriggio può essere? Infatti è giunto il momento che alziate leggermente il volume e vi ascoltiate, oltre al suo Latino America, anche le notizie del notiziario delle Isole Eolie. Amici ed amiche, e con voi Nadia Solange. Ay, no te vayas. Que se muere el amor esta noche si no lo hacemos. Si en la cama va a ser la batalla, guerra tenemos. Y que gane el deseo. Súbete, nos perdemos. Dale mami, dale, montate, yo te llevo. E buon pranzo a tutti quanti, rieccoci qua, siamo tornati dopo le live di Sasà, arriva Nadia Solange con il notiziario delle Isole Eolie. Vi farò compagnia a pranzo con il notiziario delle Isole Eolie e tanta musica. Fine settimana in questo sabato 18 marzo. Que cuando estemos allá, yo te voy a guayar con la notte nel cielo. Partiamo in questo sabato all'insegna del sole, un sole che spicca su Radio Zimari Web, sulla spiaggia di Zimari. Andiamo ad ascoltare il primo brano in scaletta, lui è Nacho insieme ai CNCO, e il brano si intitola Ferrari. En el suelo. Ay, no te vayas. Que se muere el amor esta noche si no lo hacemos. Si le vamos a hacer la batalla, guerra tenemos. Si que gane el deseo. Y como el bellaqueo. Dale, mami, dale, montate, yo te llevo. A la milla como un Ferrari. Otro trago y nos vamos a fuego. Dale, mami, dale, montate, que te llevo. Otro show, y esto ya se descontroló. Otro show, y esta noche hacemos de todo. Yo, no, yo, no dejemos que muera el amor. Sí, sí, oh. La criatura bebé, sí, CNCO. Como un Ferrari, con la lírica de Cáceres. Café Santo Fibu, entre Tuma, Catuma, Cachari, Montilla. C'è solo una cosa che può unire le sette isole eolie. Radio Zimmari, il ponte della musica. Radio Zimmari, che fa ponte alle Isole Eolie e cerca di unire le sette Isole Eolie attraverso le notizie, le musiche, la musica e le nostre live. Noi continuiamo ad andare avanti, lui è Daddy Yankee e il brano si intitola Bailar Contigo. Stiamo perreando nel pare, tu sabes quién es tu dare, a chi le llegue a privare, legale también illegale, como tu nadie baila, no pare, pare, pare. Yo quiero bailar contigo.
DJ, turn it up. This here is my song. Baby, let's burn it up. I wanna party all night long. I've been working so hard. It's time for dirty bit. The weekend's here. Let's go out, get lit, and start some shit, and set the roof on fire. Let's party, party, party. Baby, tú y yo bailamos como rock that body. Go! Baby, that's how we roll. We gon' loco out of control. Light up the fuse, make it explode. Shake that, rápido, come on, let go. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper. Yo quiero bailar contigo. Tú puedes perrear conmigo. Dale duro, suavecito. Slow motion, despacito. Yo quiero romper. Dime que es lo que quieres. I do not care about other mujeres. My mind is on it, you know where my head is. I like to move it, me gusta mover. I like when you're screaming and saying, joder. You got my corazón beating, and the beat don't stop. Now it's time to set. Set the roof on fire. Let's party, party, party. Baby, tú y yo bailamos como rock that body. Go! Baby, that's how we roll. We gon' loco out of control. Light up the fuse, make it explode. Shake that, rápido, come on, let go. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper. Butta l'ancora sulla baia di Zimmari, a Panarea, e sintonizzati su Radio Zimmari. E su Radio Zimmari Web, prima del notiziario delle Isole Eolie, andiamo all'ultimo brano in scaletta, buttiamo l'ancora su Marshmello, Manuel Turizo, con il brano che si intitola El Merengue. Con el pecho roto, hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. La miré y estaba bailando sola, me pegué y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Sola. Me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, estaba bailando sola.
se fueron las horas, un par de horas. Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. Radio Zimmari presenta il notiziario delle Isole Eolie con le interviste di Gennaro Leone, dalla voce di Nadia Solange. Pagina del notiziario delle Isole Eolie. Gastronomiando, i conflitti sanguinosi del mondo, la somma dei morti, le catastrofi economiche non fermano la voglia del recuperare ambiziose iniziative di pace. Nel nome della cultura, della difesa di terra e acqua e della biodiversità, politica e terre della dieta mediterranea si candidano ad ottenere dall'UNESCO di essere riconosciute come luoghi creativi per la gastronomia, un patrimonio immateriale dell'enorme valore strategico. Nelle sedi romane dove sono raccolte le rappresentanze delle istituzioni europee nasce il segretario permanente UNESCO della dieta mediterranea, che vede il Mare Nostrum come protagonista per la politica, la diplomazia, lo sviluppo e gli scambi nord-sud. Controcorrente eoliana, terme. Alla fine o all'inizio potrebbe aprirsi una nuova storia sul termalismo eoliano. La dicitura pubblica della politica liparota parla della possibilità di affidare San Calogero e Vulcano ad un noto armatore nazionale con forti interessi nel mondo turistico anche sulle stesse Eolie. Certamente bisogna decidere cosa fare superando il vero scoglio dell'abbandono. Lipari, incontro su piano strategico per il turismo sostenibile delle Eolie. Alla Pala Congressi, incontro su piano strategico per il turismo sostenibile alle Eolie, organizzato dalla Giunta Gullo. La finalità è la presentazione del percorso, la condivisione di obiettivi e strategia e il confronto con il territorio eoliano. Presenti anche i sindaci di Santa Marina Salina e Leni, Domenico Arabbia e Giacomo Montecristo, Marta Frieid, docente di Management del Turismo Università LULUM, ed Andrea Porta, Project Manager della Fondazione Sant'Agata. Lipari è comune, tutto e io pago. Identità di carica agli amministratori, gettoni di presenza ai consiglieri comunali, impegno di spesa anno 2023 per 175.000 euro. Diciamo le cose come stanno, a cura di Alfio Zino. Un tribunale londinese ha dichiarato non colpevole una lesbica che aveva pestato di mala maniera la propria lei, affermando che lo scompenso ormonale del quale era affetta la rendeva incapace di controllare le proprie reazioni e scatenando così la violenza. Ho fatto qualche ricerca apprendendo che le donne hanno un tasso di testosterone, un ormone 10 volte inferiore a quello dell'uomo, cosicché detto testosterone può ben definirsi come un ormone prettamente maschile. Accade che nelle lesbiche l'ormone in parola sia presente in misura maggiore rispetto a quanto non lo sia normalmente nelle donne, a questo punto nelle donne femmine.
La precisione nel linguaggio in materia di genere è dato che dovremmo tutti adottare, viste le battaglie che sul tema sono state combattute. Dire uomo o donna è distinzione insufficiente. Giorgia Meloni ed Elis Line sono due donne sì, ma due donne diverse. Donna femmina la prima, donna lesbica la seconda. E se dovessi attenermi agli equilibri ormonali, o meglio agli squilibri che a detta di istituti di ricerca non soltanto inglesi altro non sono che malattie, non mi affiderei più di tanto alla slime. Una notizia sul politicamente corretto, se su quel modo di esprimersi equivoco e vacuo per il quale certi termini non possono usarsi. Politicamente scorretto è soltanto ciò che non è vero, altrimenti quello che si sa, la terminologia impiegata, è politicamente corretto. Ed allora la femmina è femmina, il gay o la gay, la lesbica o la lesbica, il maschio è maschio. E nei moduli prestampati, ove viene richiesta l'indicazione del sesso, a consueti di M o F andrebbero aggiunti G ed L, rigorosamente in ordine alfabetico, F, G, L, M, diciamo le cose come stanno. Cudi arriva alla panchina grazie ai Giovani Eoliano di Domenico Palamara. Il gruppo Giovani Eoliani entra nel vivo con le opere da attuare nelle isole minori attraverso la raccolta fondi. È stata consegnata ad un corriere una panchina per l'isola di Filicudi che verrà installata grazie al nostro punto di riferimento Giusi Murabito. Inizio settimana prossima si concluderà questo gesto molto significativo per dare un piccolo segnale di vicinanza alla comunità. Il costo complessivo è stato di 100 euro panchina, targhetta e spedizione. Ringraziamo così l'assessore Luci Iacono per averci autorizzato. Meloni e i viaggi a cura di Salvatore Leone. La governante Giorgia Meloni ama viaggiare e ha bisogno di viaggiare. Nessuno come lei. Le spese dei suoi viaggi hanno superato quelle dei suoi predecessori e hanno guidato Palazzo Chigi. Il costo supera tutti gli altri ex colleghi perché sono numerose le delegazioni che viaggiano con lei e al suo seguito. Ancora non si conosce quando sbarcherà le Eolie e quanto costerà il biglietto alla comunità che vorrebbe donare la cittadinanza onoraria per farla pagare da residente. Cassazione, sentenze e ordinanze di interesse pubblico di Deborah Alberici. Sono reato i post intimidatori su Facebook. Confermata la condanna per minaccia a carico di un cliente che prometteva vendetta a un avvocato. I posti su Facebook con i quali si promette vendetta sono un reato. Precisamente chi scrive frasi intimidatorie può essere punito per minacce. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che con una sentenza leggibile in fondo alla pagina del giornale ha confermato la condanna a carico di un cliente che prometteva vendetta ad un avvocato. Rubrica religiosa a cura di Don Gaetano Sardella. Uomo nato cieco, così povero che possiede soltanto se stesso. E Gesù si ferma proprio per lui. Arriva la prima domanda. Perché cieco? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù ci allontana immediatamente dall'idea che il peccato sia la spiegazione del male, la chiave di volta della religione. La Bibbia non dà risposte al perché del male innocente. Le cerchi invano. Neppure Gesù lo spiega. Fa altro, lui libera dal male, si commuove, si avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore può spiegare
che vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di fango sulle palpebre del cieco, lo manda alla piscina di Siloè, torna che ci vede. Uomo finalmente dato alla luce. Nella nostra lingua, partorire si dice anche dare alla luce. Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il filo rosso del racconto è una seconda domanda, incalzante, ripetuta 7 volte. Come ti si sono aperti gli occhi? Tutto vogliono sapere come si fa, come ci si impadronisce del segreto di occhi nuovi e migliori. Tutti sentono di avere occhi incompiuti. Eolie, lotta all'abbandono di rifiuti, arrivano 15 guardie ambientali. Alle Eolie arrivano 15 guardie ambientali contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti nelle vie delle isole. Le 15 guardie hanno giurato al comune di Lipari. Un altro passo avanti, spiega il sindaco Riccardo Gullo, verso la cura del territorio e la riorganizzazione dei servizi comunali. Gullo sottolinea che il provvedimento arriva sulla scia di un tentativo delle precedenti amministrazioni rimasto confinato nell'ambito di pochissimi partecipanti. Gullo spiega che si tratta di volontari formati su iniziativa del comune ed in particolare dell'assessore Gianni Iaccolino. I 15 che collaboreranno con la polizia municipale, soprattutto nell'ambito della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e della salvaguardia ambientale del territorio, percepiranno un rimborso spese dell'uso dell'auto e dell'attività svolta in trasferta. Il sindaco Gullo e l'assessore Iacolino hanno evidenziato l'impegno dei volontari, i quali contribuiscono a superare le continue emergenze che colpiscono la nostra comunità, ringraziandoli per l'impegno e l'opera svolta. Ad Acqua Calda via i lavori contro le mareggiate. Per gli abitanti di Acqua Calda, ridente borgata marinara di Lipari, è destinato a finire l'incubo di ritrovarsi con le mareggiate nelle case. Il sindaco Riccardo Gullo annuncia novità, è stato affidato un primo intervento di 300.000 euro, dice, per proteggere la zona più esposta, e si sta procedendo a progettare i lavori necessari per oltre 2 milioni di euro. Le risorse sono state stanziate dal Ministero dell'Ambiente e della Protezione Civile per mettere in sicurezza l'abitato di San Gaetano. Gli 800 abitanti sperano che sia la volta buona per definire questa annosa problematica che ormai si trascina da oltre 20 anni. L'ultima violentata mareggiata si è registrata nelle ultime 48 ore per le raffiche di venti provenienti da nord. In passato spesi anche 2 milioni di euro per proteggere l'abitato di San Calogero, la località più esposta, ma si è trattato di soldi buttati a mare. Non vi fu difatti alcun risultato. Ora per fortuna la furia di Eolo si è calmata e sono anche ripresi i collegamenti marittimi da e per le 7 isole Eolie. Anche per Stromboli, Ginostra, Panarea, Filicudi e Alicude, rimaste isolate per quasi 3 giorni. La Capitaneria di Porto sequestra oltre 500 kg di pesce. La Capitaneria di Porto ha sequestrato 500 kg di pesce e elevate sanzioni per 12.000 euro. E il bilancio dei controlli nei confronti degli ambulanti provvisati a Palermo, che per lo più vendono novellame di sarde, controlli anche alle pescherie che vendono sughi e salse o polpette a base di pesce. Pietanze che vengono spesso confezionate in ambienti privi di autorizzazione
protezione sanitaria o totalmente illegali, utilizzando materie prime non tracciate in precarie condizioni igienico-sanitarie. I controlli sono stati eseguiti insieme agli agenti della Polizia di Stato e il servizio medico veterinario dell'APS 6 di Palermo. Il pesce è risultato idoneo al consumo alimentare umano e è stato devoluto in beneficenza agli enti caritevoli del capoluogo siciliano tramite il Banco Alimentare. Albergo abusivo a Palermo, assolti ex magistrato e la moglie. Il tribunale monocratico ha assolto perché il fatto non sussiste l'ex magistrato Giusto Sciacchitano e la moglie Maria Galasso, accusati di abuso edilizio, e l'architetto Fabio Seminerio, che scrisse una perizia, accusato di falso per la vicenda dell'ex hotel Elena, una struttura vicino alla stazione centrale di Palermo che offriva camere in locazione. Secondo l'accusa, nulla era in regola, dai lavori di ristrutturazione alle fatture mai emesse, dalle insegne abusive alla licenza inesistente. La vicenda venne denunciata da un servizio della trasmissione Le Iene nel 2018 e oggi, dopo 5 anni, il giudice ha deciso che gli imputati non avevano commesso reati, dopo che l'hotel, edificio dell'albergo e di proprietà di Sciacchitano, venne sequestrato alcune famiglie senza casa e lo occupano, ma se ne andranno dopo un mese. Pesca. La regione aiuta le imprese danneggiate dai rincari per la guerra. Oltre 14 milioni di euro dalla regione per la compensazione finanziaria in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Ucraina e degli effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti. È stato pubblicato infatti sul portale della regione siciliana l'avviso finanziato con la misura di 5.68 par 3 contenuto nel POFIMB 2014-2020. Per una maggiore efficienza e snellimento delle procedure è stabilito che la presentazione di tutte le domande entro e non oltre il termine del 15 aprile 2023 dovrà avvenire in modalità telematica attraverso la piattaforma digitale. Zimmari presenta il notiziario delle Isole Eolie con le interviste di Gennaro Leone, dalla voce di Nadia Solange. No funcionamos, lo dimos todo pero no se notió, por eso no vamos. E noi così con le notizie abbiamo finito, vi ricordo che li potete trovare su notiziarioeolie.it e su gds.it. Noi ringraziamo così il notiziario delle Isole Eolie e continuiamo ad andare avanti con la musica, andiamo a Karol G insieme a Romeo Santos con il brano che si intitola Por si volvemos. La se me cuida, pero llama cuando quiere que te dé la cama extendida. Mira que aún no se olvida, a nadie de confianza se le niega un pulpo de despedida. Ey, yo estoy puesta pa' el rippy, tú pon la cama que yo pongo el rippy. Para variar en la playa en RD, Punta Cana, la ventana mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre, yo soy bandida y tú eres cáncer. No sé cuánto tiempo mal gastaste intentando algo serio. Ya sé que no soy lo que pensaste, pero desde que me besaste a mi malicia te empezaste. Vamos a hacerlo por última vez. Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno,
hacemos. No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no. Nuestro amor está odio. Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos. ¿Será que el sexo contigo es mi adicción? Amores tóxicos solo sirven para sin. Somos tan explícitos, pero llegó a su fin. So nasty. Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en mí. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Pero así no. Si vienes, tú supiste. Mi Romeo de aquí con la bichota. Radio Zimmari, a tenervi compagnia nei momenti di allegria o malinconia, con Nadia Solange. Seconda live di giornata in questo sabato 18 marzo, dopo Sasà, è arrivata Nadia Solange con il notiziario delle Isole Eolie. Noi continuiamo con la musica, andiamo a Lola Indigo insieme a Luis Fonsi, e brano che si intitola Corazones Rotos. Y pide al DJ tus canciones, yo te doy razones, pa' que te olvides de ella. Nunca me equivoco, tan boba siempre mirando su foto. Si estás yo, yo lo noto, grita pa' los corazones rotos. Está triste pero corazón roto se arregla. Está cansada de falsas ilusiones, no hay nadie que la comprenda. De tanto ponerte mi abrigo, siento algo cuando te miro. No, mami, no es el vino, es lo que tú y yo somos, lo que vivimos. Esa luz de colores, verte mal de amores. Hoy en mi super estrella pide al DJ tus canciones. Yo te doy razones. Prometido, ya no eres de ella, acabo el lío. No te asustes, tampoco mío. Yo sé que te ha dolido, te dejo esperando lo prometido. Ya no eres de ella, acabo el lío. No te asustes, tampoco mío. Por fuera no se te ve. Abbiamo in diretta la intervista che ha fatto Gennaro Leone a Paola Borrione e al sindaco Riccardo Gullo. Andiamo ad ascoltare cosa ci dicono e cosa spiegano nell'intervista di Gennaro Leone.
Dottoressa, allora, Lipari per questo incontro con i comuni euliani, si parla di turismo, turismo sostenibile. Quali le strategie che proponete? Le strategie ci saranno alla fine del lavoro che faremo, che avrà una fase di analisi, di ascolto, di individuazione dei problemi, di comprensione di quali sono i bisogni da colmare e quali sono le visioni strategiche per il futuro. Quindi di strategie vere e proprie concrete si parlerà poi alla fine di questo lungo lavoro che faremo insieme a tutta la comunità. Ecco, al momento che idea avete del turismo di queste isole purtroppo tanto bistrattate? Ma al momento stiamo raccogliendo le opinioni, le impressioni, i dati e accanto di sicuro a un turismo che comprende bene quali sono le specificità delle isole, c'è una parte di turismo che invece è mordi e fuggi e che lascia poco valore alle comunità delle isole Eolie. Quindi ci sono un po' queste due anime, chiaramente questa che porta poco valore e che invece può causare danni a un territorio fragile e unico va programmata, normata e magari anche come dire, calmierata rispetto a un turismo che invece porti valore, porti voglia di conoscenza, porti voglia di confrontarsi con un territorio così particolare. Sindaco Gullo, quindi l'attività turistica delle Eolie che si può, diciamo che si concentra su circa 6 mesi, e poi c'è invece l'altra amara realtà, queste isole che negli altri 6 mesi in un certo qual modo chiudono i battenti. Ecco, come si può invertire la rotta? Forse siamo partiti proprio da questo, dalla constatazione di uno spopolamento invernale che disgrega la comunità e le comunità delle isole, e quindi ci siamo interrogati su come correggere questo problema che causa seri squilibri alla comunità complessivamente. Quindi quando abbiamo pensato di conferire un incarico sul sviluppo turistico sostenibile, avevamo proprio in mente anche questo, quello di superare questi disagi sociali che si manifestano soprattutto nel periodo invernale, sia dando una risposta possibile all'allungamento della stagione turistica, ma anche per vedere un po' di cambiare quel tipo di turismo che crea tanto caos e, come si diceva prima, lascia poche risorse sul territorio. Grazie e buon lavoro. E ringraziamo così Bartolino Leone per la sua intervista, comunque un'intervista da apprezzare, anche se magari nell'immediato si possa risolvere il fatto che comunque i turisti mordi e fuggi che creano comunque danno all'isola. Quello di allungare la stagione credo che sia comunque una cosa molto da aspettare, che non sia una cosa che si possa risolvere nell'immediato, perché comunque da sistemare nelle isole Eolie ci sono tantissime cose, così come i mezzi di trasporto, anche come la sanità e come tante cose altre. Noi continuiamo ad andare avanti, lo facciamo insieme a Shakira e Ozuna con il brano che si intitola Monotonia. Io sabia che to pasaría, de repente ya no eras el mismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi día estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. Saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario, no puedo.
haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. Il senso di Radio Zimmari è la possibilità di mettere davanti a un microfono la gente che si vuole, nei momenti che si vuole. E su Radio Zimmari Web continuiamo ad andare avanti, lui è Balvin insieme a Ed Sheeran con il brano che si intitola Sigue. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una tinida. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder. Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime si me sigues, nos vamos pa' el hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top ten. And I'm only with a couple of people. Keep a secret, you know that I won't tell. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti. Ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los demás que miren cómo te recorro el cuerpo entero. De dos tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat. Un blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti. Ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Porta Radio Zimmari con te. È facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimmari. Oppure su YouTube, scrivendo De Zimmari. E lei verrà con te, ovunque andrai. Signorita La Resistenza. E adesso anche su Spotify. Si trova Radio Zimmari, basta cercare Radio Zimmari e ci potete ascoltare i nostri podcast anche da lì. Noi siamo arrivati al penultimo brano in scaletta, ma vi ricordo che subito dopo stasera a farvi compagnia ci sarà Sasà con il suo Sabato Sunset. Quindi pronti stasera a ballare insieme a Sasà. Noi andiamo a Chandel e Wisin con il brano che si intitola Te Gusta. Mami, te gustó, pues dale con todo. Tú eres mi antídoto, bebé, dale, rómpelo. Que todas te miren y sepan que tú eres la jefa. Bailando y perdiendo, te pego de la reja. Ven, ya para el celular, que no se sabe lo que va a pasar. Yo lo que quiero contigo es toda la noche guayar. Ella suda y se empieza a calentar. Estoy seguro que esta noche te voy a devorar. Yo no me voy responsable de lo que pueda pasar. De que mis manos se cuelen. A mí me gusta todo lo que tú
vivo. Ascolta, ascolta. Radio Dimari Web. Da Panarea. Da Panarea. Antes que salga por esa puerta, quiero contarte que aunque ese tipo vista caro y elegante, la buena vibra no se compra con diamantes. E in questa seconda live di giornata siamo arrivati al termine. Vi ringrazio come sempre per la vostra compagnia. Vi ricordo che stasera ci sarà Sasà a farvi compagnia con il suo Sunset Music del sabato. E io vi aspetto domani con tanta altra musica e tante altre notizie. Vi auguro una buona continuazione di giornata. Io vi lascio ad Abraham Mateo e Luis Fonsi con il brano che si intitola Bora Bora. Hasta mañana, gracias, ciao. Escuchaba con el ruido del caliente. Lo dije por WhatsApp, en persona y por DM, que te secaría las lágrimas con billetes de 100. Y ahora que bajé la limo, yo te sueno en la radio. Lo caro te salió caro, sé que extrañas el barrio. Yo no soy vidente, pero es evidente que tú ya me llamarás. Ojalá que en Bora Bora haya cobertura. Por si tú lloras, yo no puedo enterar. Y desde la playa dedicarte una postal que diga ya te lo avisé. Vos hasta quédate con ese cara dura, que estoy a una piña colada de entender que en verdad sin ti me va de bien, me va de bien. Radio Zimmari è la radio delle Isole Eolie. Non è solo musica, ma è informazione, intrattenimento. Ma la novità sai qual è? Che puoi scegliere come e quando puoi ascoltarla. Ma la novità più importante è che decidi tu chi ascoltare. Puoi decidere che live ascoltarti per tenerti informato su quello che succede nelle Isole Eolie. E in particolare sulla tua isola del cuore. Ascoltando il notiziario delle Isole Eolie. Con la voce di Nadia Solange ed il suo Latino America. Oppure ballando un po' con la disco dance di Sasà Santomauro. Ma il regalo più bello che Radio Zimmari insieme a Sasà ed il risveglio con Buongiorno Eolie con la musica italiana e le ultime uscite del momento. Tutto questo solo su Radio Zimmari, la radio delle Isole Eolie con Sasà Santomauro e Nadia Solange ed in collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie, Arcipelago Eoliano, Radio Zimmari, sull'isola di Panarea.